della CGIL di Foggia. Quest'oggi alle 15 di pomeriggio avremo Segretario segretario. generale della CGIL nazionale che verrà a inaugurare la Camera del Lavoro di Borgo Mezzanone. Abbiamo inteso intensificare la nostra presenza laddove ci sono situazioni di bisogno e questo ci sembra un borgo che ha notevoli problematiche e situazioni di grandi marginalità. Abbiamo circa 1.000 residenti e poi nelle vicinanze c'è un cosiddetto ghetto, Baraccopoli, che accoglie oltre 2.000 immigrati, lavoratori che lavorano nelle nostre campagne. Ecco, noi come CGIL vogliamo essere vicini ai lavoratori, vogliamo creare quelle condizioni anche di dialogo, di integrazione che molto spesso non si determina nel territorio, anzi si attivano invece conflittualità e invece noi abbiamo bisogno di politiche di integrazione, abbiamo bisogno di dialogo, abbiamo bisogno anche di un diverso ruolo dello Stato. Noi facciamo la nostra parte e ci aspettiamo che presto anche le istituzioni facciano la propria. Come mai un'altra sede a Borgo Mezzanone? A Borgo Mezzanone, ripeto, ci sono molti lavoratori. Gli abitanti del borgo, vivono condizioni di marginalità senza servizi e noi abbiamo pensato appunto di portare i servizi della CGIL qui, evitando a molte persone di recarsi a Foggia per fare una qualsiasi pratica, invece possono svolgerla qui direttamente vicino alle proprie abitazioni. Questo credo che sia, aiuta molto la qualità della vita delle persone.